Ciao confraternita. Adesso vi farò vedere come io mi comporto per fare una pizza napoletana al metro nel forno a legna, che credo sia una giusta tecnica che consente al pizzaiolo di mangiare insieme agli ospiti. Essendo una pizza napoletana, il forno comunque deve andare alla massima potenza con fiamma viva. Infatti vediamo il forno, la platea sta sui 420 gradi. La fiamma deve essere viva, però cerchiamo di non fare la fiamma che avvolge tutta la volta come nella napoletana classica al piatto, perché altrimenti rischieremo di bruciare la pizza al metro, che diciamo è più facile fare parti bruciate rispetto a quella classica rotonda. Ora, procediamo senza uscire. Panetti da 600 grammi. Quindi un po' più del doppio rispetto ai 250 grammi classici. Cerchiamo subito di dare una forma ovoidale, ma rispettando la tecnica di stesura della napoletana, quindi lasciando il bordo. Mettiamo sulla pala e condiamo direttamente in pala. Partiamo con la regina. Adesso se il mio aiutante mi prende dietro, mi apre il barattolo di alici. Metti a caso intero, grazie. Ok, io lo so che non sapevo chi è. Sapevo io. E che fai? Grazie. Metteremo la musica. Ancora? Mozzarella di bufala. Controlliamo prima di infornare se la temperatura è quella corretta. Quindi io di solito ultimamente mi aiuto con questi legnetti di faggio compressato, ovviamente adatti per la cottura degli alimenti, che non fanno altro che accelerare. Aspetta, ho buttato la fiamma, e consentire sempre una fiamma viva in poco tempo. Quindi la pizza è pronta,
e informiamo. Quindi adesso controlliamo sempre a vista, poi quando è il momento di girare ci aiuteremo con una pala sempre rettangolare. La cottura dovrà essere sempre sul minuto e mezzo, magari anche si può arrivare anche ai 2 minuti essendo la pizza più grande.